ieri c'è stato un vertice al Viminale e dice l'immigrazione non diminuirà, anzi aumenterà. È preoccupato? Lei dice fa. Il governo Renzi Alfano è un governo di matti. Ci dicono ogni giorno che ci sono 500.000 di immigrati pronti a partire e cancellano il reato di immigrazione clandestina. Noi vogliamo i respingimenti, queste barche devono essere prese, rigirate, rispedite da dove partono e settimana prossima i 5 referendum su cui stiamo raccogliendo migliaia di firme in tutta Italia, Roma compresa, aggiungeremo il 6° referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Senta, ma l'operazione Mare Nostrum per lei è stata un fallimento? È una rapina nei confronti degli italiani, ogni giorno spendiamo 300.000.000 di euro per andare a prendere migliaia di clandestini in mezzo al mare e poi mantenerli a spese degli italiani. Il governo Renzi Alfano sta facendo peggio di quello che la signora Kyenger è riuscita a fare negli ultimi mesi e noi chiediamo l'intervento degli italiani, ripeto, come chiediamo l'intervento degli italiani per cancellare la riforma Fornero firmando in tutti i comuni, chiederemo da settimana prossima l'aiuto degli italiani per raccogliere 500.000 firme perché clandestinità è reato. Quali sono i punti di questo referendum? State raccogliendo le firme? Per cancellare la legge Fornero innanzitutto, e siamo già sopra quota 100.000, servono 500.000 di firme, si può firmare in tutti i comuni italiani e al sud stanno firmando in migliaia. E un altro referendum è quello per legalizzare, regolamentare e tassare la prostituzione, quindi per cancellare la legge Merlin. E a proposito di risparmi, noi offriamo a Renzi 4 miliardi di euro, perché la tassazione della prostituzione significa 4 miliardi di euro nelle casse dello Stato, quindi più propositivi di noi non ci sono, e il fatto che ci sia la fila di gente a firmare non solo al Nord ma in tutta Italia è un buon segnale. Quanto vi aspettate alle prossime elezioni europee? Quale sarebbe la percentuale per un risultato soddisfacente? Ma un voto alla Lega significa un voto per uscire dall'euro, su questo siamo assolutamente chiari. Chi vuole l'euro, chi vuole questa Europa non voti la Lega. Chi vuole riprendere la speranza e uscire dalla gabbia dell'euro può votare solo Lega e quindi sarà un referendum fra passato e futuro, fra euro e speranza. Non pongo limiti numerici, in giro c'è tanta gente che si è rotta le scatole di crepare nel nome della Merkel, di Berlino e di Bruxelles. Senta, ieri Renzi ha presentato le linee guida del DEF, lei ha visto la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, si è fatto un'idea? Sì, tanto fumo, poi per carità se metti 80 euro in tasca di un po' di italiani tanto di guadagnato, però ai disoccupati, agli esodati, ai pensionati, ai cassintegrati, ai giovani senza speranza non offre nulla. E quindi io sfido Renzi a venire a firmare questi referendum, mi dica perché no, mi dica perché la Fornero non si tocca, mi dica perché la prostituzione non si tassa. Mi sembrava tanto Striscia la Notizia, solo che Striscia la Notizia fa più ridere. Ieri avete interpellato anche Alfano sul fatto che da aver levato a Verona, insomma, dei venetisti e del... Sì, non si capisce, sì, quella è forma che a volte è sostanza, quindi che in Veneto ci sia la bandiera veneta accanto a tutte le altre mi sembra assolutamente normale. Alfano si dovrebbe dimettere domani mattina perché siamo vittima di un'invasione di migliaia di persone che non ha precedenti, 4.000 persone nelle ultime 48 ore, adesso chi li paga, chi li mantiene, dove dormono, dove lavorano, cosa fanno, quindi è un ministro dell'interno assolutamente non all'altezza. Che faccia rimane in carcere per adesso e chi ha pagato, quali sono, diciamo, le condizioni degli altri carcerati? Ma ci sono ancora una ventina di persone in galera, penso che chiederò, e sarebbe il primo comunque, un incontro al presidente Napolitano, perché non è possibile trattare padre e madre di famiglia in questo genere, quindi non sono mai salito al Quirinale, penso che questa potrebbe essere l'occasione giusta. Quante firme dovete avere e quanto tempo? 500.000 firme entro il mese di maggio, quindi vuol dire che in un mese e mezzo o 500.000 italiani vanno nei loro comuni di residenza, oltre che i gazebo che trovano nelle piazze, e firmano per cancellare la legge Fornero e porteranno al voto tutti gli italiani, oppure non ce la facciamo. Quindi dipende dagli italiani, noi mettiamo a loro disposizione questo strumento, secondo me la Fornero va cancellata, come legge e non solo come legge. Questa storia dei secessionisti veneti come si ripercuoterà alle elezioni europee? Non lo so, so solo che ci sono 23 papà e mamme in galera che non hanno torto un capello a nessuno e che hanno provato a trasformare in una rusta, in un carro armato a sparapatate, solo uno stato di dementi può mettere in galera 23 persone di questo genere e liberare con lo svuota carceri
mafiosi, pedofili e rapinatori. Magari il vostro elettorato moderato è spaventato? Il nostro elettorato moderato è spaventato dalla crisi, da 5 milioni di disoccupati e dal fatto che l'euro è una moneta criminale sbagliata che noi vogliamo rimettere in discussione a costo di uscirne, anzi uscendo nel prima possibile. Senta, su questa storia dei secessionisti avete avuto anche l'appoggio abbastanza esplicito di Grillo. Grillo ha detto i secessionisti in carcere e poi un condannato in via definitiva va dal Quirinale. Non è una questione di Lega o di Veneto. Mettere in galera 23 persone per le loro idee senza che abbiano fatto del male a nessuno è follia, è un pericolo per la democrazia. Quindi è una battaglia che noi facciamo per la democrazia, perché oggi accade in Veneto, domani potrebbe accadere al vicino di casa di chiunque che è intercettato al telefono smadonna contro il vigile, il sindaco Equitalia e poi finisce in galera. Mi sembra veramente la follia il processo alle intenzioni. È preoccupato per la leadership del suo partito, magari per una possibile avanzata di Tosi? Stiamo cercando di salvare l'Italia dall'euro, quindi la leadership è l'ultima delle mie preoccupazioni. Ma levare il diritto agli immigrati anche al voto sul referendum, le sembra, diciamo, un modo per... Senso? Nel senso, fra i referendum mi sembra, cioè l'abrogazione del diritto agli immigrati... No, partecipare ai concorsi pubblici. A partecipare ai concorsi pubblici. La cittadinanza italiana quanto vale? Almeno il diritto di voto e il partecipare ai concorsi pubblici sono requisiti dei cittadini. E quindi dovrebbe essere riservato ai cittadini italiani partecipare ai concorsi pubblici. Però molti cittadini stranieri sono cittadini italiani già. E allora non hanno nessun problema. Se uno ha già la cittadinanza partecipa a tutti i diritti e i doveri. Se uno non ha la cittadinanza aspetta gli anni necessari per diventare cittadino.